la mescolanza è ben lontana dall'essere disordine. Il doppio ritmo non dà disarmonia. Il contrasto è il presupposto di ogni bellezza. Eroe della frivolezza, milite dello stile, attivista della forma urbis, restauratore, infallibile saggista, grande disegnatore e dolce amaro vignettista. Amante delle forme, facitore di facciate, archiattore, signore del moto di spirito, fromboliere scapigliato, tecnico di precisione. Sarto ed alchimista, libero docente di architettura, affidabile nella professione, irridente filologo e prezioso consulente. Personaggio brillante e creativo, eclettico e discontinuo, dal segno elegante e sofisticato, Portaluppi a partire dagli anni 20 sviluppa un personale approccio all'idea della modernità, dimostrando una divertita e distaccata padronanza e conoscenza del lessico delle avanguardie costruttiviste e futuriste, ed avvicinandosi progressivamente all'esperienza razionalista con una chiave di lettura attenta ai valori decorativi. L'uomo in primis, manie incluse come quella del tempo, l'architetto pupillo dell'alta borghesia milanese, vignettista satirico, il filmmaker amatoriale goliardico ed ironico, il designer che ammicca al secessionismo e all'arte déco, l'immaginifico urbanista e quant'altro. Piero Portaluppi è stato in mostra alla Triennale di Milano. L'esposizione, ben curata da Luca Molinari e dalla Fondazione Portaluppi, riscatta dall'oblio critico e storiografico un maestro che ha segnato il volto architettonico di Milano e della Lombardia industriale tra gli anni 20 e 50. Allievo di Camillo Boito e Gaetano Moretti al Politecnico di Milano, si laurea in architettura nel 1910. Fa dunque parte di quella generazione di architetti la cui opera compie la parabola dall'ecletismo attraverso lo studio delle avanguardie fino al linguaggio modernista, senza mai dimenticare la tradizione quattrocentesca e neoclassica lombarda. Diverrà preside della Facoltà di Architettura di Milano quasi ininterrottamente dal 38 sino al 63. Architetto, urbanista, designer. Appartiene ad una generazione di architetti italiani che ha un lungo e significativo itinerario creativo prima dell'impatto con la svolta razionalista. Gusto per l'azzardo espressivo connaturato alla sua forma mentis. La figura di Piero Portaluppi è stata per molto tempo avvolta da un'aura particolare e limitante. Da una parte gli stereotipi lo volevano architetto eclettico e progettista di centrali elettriche e della genialità visionaria. Dall'altra, un personaggio dell'età di mezzo, agnostico ed incapace di fare un salto definitivo verso la modernità. Tanti luoghi comuni che non avevano avuto modo di confrontarsi con la reale consistenza di un immenso patrimonio di opere e progetti di difficile consultazione realizzati dall'architetto milanese. Pronto a rivalutare aspetti dell'architettura del passato, Portaluppi afferma che l'innovazione si compie in nome dell'antichità. Attinge a piene mani dall'Art Nouveau e dallo Jugendstil, ma anche dal Medioevo, dal Rinascimento e dal Neoclassicismo. Lungi dal compiere semplici rifacimenti in stile, con sapiente regia, smonta e rimonta gli elementi storici, generando un'architettura originale che riassorbe al suo interno ogni minimo e studiatissimo dettaglio.
abitabile, vivibile e adatta ad essere estrapolata. Questa è la visione dell'idea d'architettura che Portaluppi teorizzava e manifestava. L'architettura sentita come un pezzo ornamentale, un gioco poetico, al contempo spiritosissimo. Nonostante la sostanziale aderenza a posizioni condivise da molti architetti della sua generazione, lo sguardo che Portaluppi applica al moderno ed inclusivo e probabilista non aspira all'esprit de système, ma sceglie con libertà e si muove agilmente tra disuguaglianze in itinerari insoliti, talora al limite della contraddizione. Il suo stile è griff, che sta a testimoniare il gesto inconfondibile ed autentico dell'autore artista. Esuberante e scanzonato, idea prospettive come se fossero attualissimi comics, vere e proprie scene di satira urbana, delineate con il tratto del vignettista, pronto a sbeffeggiare divertito e passante. Portaluppi possiede un senso caricaturale ai limiti del beffardo nel raffigurare l'ambiente, persone, i comportamenti e si esprime in forma immediatamente comunicativa nella produzione satirica. L'arguzia goliardica di Portaluppi e le sue eccezionali doti grafiche sono confermate da una prodigiosa produzione di disegni, vignette e diagrammi realizzati per proprio divertimento, oltre che per intrattenere la famiglia, gli amici ed i compagni di studi. Sia chiaro, Portaluppi non è uno spiritoso architetto senza pugno progettuale, amante di soluzioni leggiadre e basta. Il mondo portaluppiano, che gradualmente si dipana nel percorso della triennale, è lontano da elaborati concettualismi, è facile da capire, capace di ammaliare anche il pubblico infantile. Piero Portaluppi è uno di quelli che, forte delle sue doti di uomo incline alla satira colta dalle note enigmistiche, dimostrando una divertita e distaccata padronanza del lessico razionalista, ha voltato altrove, lontano dai dettami e dalle prove progettuali obbligate. Lo dimostra il suo logo. Nell'archetipicità di una casa da disegno infantile ed elementare, sposa la volontà di toccare il cielo attraverso lo slanciato cammino ciminiera. Quasi metafora di un libero percorso creativo che da una piattaforma di conoscenze di base ormai acquisite viaggia alla volta di mete e di tappe ancora da scoprire, da indagare, da rintracciare, guidato dal soffio vivace, della poliedricità e della versatilità.